Amici di Fanner, buon pomeriggio da parte di Gabriele Mascolo e benvenuti al Comunale, capitolo numero 8 del girone G della Serie D. È il big match di giornata, è Pomezia contro Casertana, che imposta e va in profondità dalle parti di Favetta, fa un ottimo lavoro. Conclusione di Turchetta, rasoiata, larga verso sinistra da Sena, scivola Nanni, allora può agire, indisturbato il numero 3, Onazzi, finta la conclusione, poi calcia con il destro! La gran parata di Marcucci che devia un calcio d'angolo. Pressato da Sena da dietro. Bravo però a liberare il pallone, scaricarlo dalle parti di Cardinali. Oi, vicino Ruggero, si propone anche Cardinali largo, va per vie centrali da Rocchi. Zona tiro, finta la conclusione, larga da Nanni. Prova a tirare con il sinistro, a giro. La blocca Prisco. Pallone in mezzo, il colpo di testa e la rete del vantaggio della Casertana con Ciro Favetta. Una sconfitta per 3-1 a Cassino, autogol poi messo in pratica da Donnarumma. Turchetta, c'è tanto spazio per il 27, nessuno esce, Rosania, pallone che rimane in zona e alla fine arriva il gol del 2-0, doppietta per Ciro Favetta, 4 in campionato, raddoppio per i Falchetti. Concluso, è terminato da Favetta. Sosa lancia in profondità Massella, pallone troppo lungo, poi Prisco si avventura, brutta idea, Massella da posizione impossibile, stop con il petto, lotta con Rocchi, gli sradica il pallone, allora può costruire un'altra chance. L'ho pinto, largo, visto e servito, una lotta in velocità con Reinone, vince Cristiano Oi il duello, punta l'avversario, entra in area di rigore e calcio di rigore, azione fantastica di Oi. Fischio, buonasera. Ma Massella con il destro, il punto luce rosso blu, riapre il match 2-1 a 10 dell'intervallo, 5 stagioni per il 9 del Pomezia. Giudicata fallosa, dunque calcio di punizione battuto subito da Onazzi. Turchetta, Vacca, sovrapposizione di Sena, prova a prenderlo Rocchi, filtrante per vie centrali, Favetta spalla la porta, è stato bravissimo a girare. Onazzi ha provato il tocco no look, ha capito tutto, le intenzioni del nigeriano Marco Lopinto, che poi lancia Oi. Oi punta l'avversario, è più veloce Oi con il destro, la gran parata di Prisco. Nella Casertana adesso è la 5 tra Vincenzo Galletta e Giacomo Casoli. Siamo già dall'altra parte, Massella punta Rainone, entra nell'area di rigore, mette nel mirino la porta, palla fuori da Nanni che ha calciato con il sinistro, la palla non si è abbassata, prova ad andare fastidio da dietro all'ex difensore dell'Ostia Mare. Nanni con il sinistro al Padova, Delta Rovigo, Rieti, Latina e Savoia. Bravo Ciro! E alla fine il centrale difensivo nata Rieti, ha seguito tecnico campano anche a Caserta. Getta in avanti adesso la Casertana, spalla la porta a Favetta, fa un lavorone, alla fine viene chiuso sul più bello, ancora Casertana, e arriva il gol del 3-1 da parte di Giacomo Casoli, che buca le mani di D'Adamo. Vacca gioca con il compagno Casoli, che va in mezzo a pescare il movimento a livello di ritmo e di intensità, prova a riaccenderla Bollino. Dionisi, ottima la finta di Dionisi, manda a vuoto l'avversario, pallone in mezzo, il colpo di testa di Favetta. Rainone pensa che chiaramente dovrà ripartire dal Comunale di Artena contro una squadra che ha faticato questo inizio di stagione. Casoli con le ultime energie che ha nel serbatoio, gira tutto verso sinistra con la gran parata di Adamo. Finisce qui, basta così per buonasera, ritorna al successo la Casertana, vince per 3-1 al Comunale, seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Venturi.